Non poteva che essere affidata alla senatrice Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della scuola abbandonata di Rondine. Alla presenza delle autorità cittadine, il ministro ha simbolicamente posto la prima pietra del nuovo edificio, benedetta dal vicario generale della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Giovacchino Dallara. La struttura tornerà a svolgere la sua originaria funzione, ospitando il quarto anno liceale di eccellenza. Quando una scuola è abbandonata da 40 anni e viene restituita non a una funzione diversa, ma a fare scuola è una festa di civiltà, direi. E quindi oggi siamo con il ministro Giannini a compiere questo gesto e a lanciare anche progetti che abiteranno questa scuola. La scuola la stiamo ristrutturando anche con il grande intervento di alcuni amici, partner. Per esempio abbiamo trovato la Fondazione Vodafone, che molto si impegna nella formazione degli studenti italiani. Stiamo lavorando, forse non inizieremo già dal 1° settembre, ma il progetto poi partirà semmai con l'anno successivo. I ragazzi da tutta Italia verranno a vivere qua, a Rondine, insieme ai giovani dello studentato internazionale che vengono dai luoghi di guerra. Quindi lo spirito, la dinamica culturale della riconciliazione sarà quella di cui questi ragazzi da tutta Italia a 17 anni impregneranno il loro animo e la loro mente. Pensiamo a un'esperienza d'avanguardia. Uno sguardo al futuro: per il 2015 è in cantiere un'altra importante iniziativa. Sì, il ministro Giannini viene perché il Ministero dell'Università e della Scuola ha fatto proprio un progetto per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Noi con i giovani che vengono ai luoghi di guerra faremo riscoprire a 8.000 studenti italiani nei 4 anni i luoghi della Grande Guerra, dai quali dobbiamo trarre lezione per l'oggi, perché la guerra è sempre in agguato e allora dobbiamo imparare a gestire e trasformare i conflitti in modo creativo.